L'isola? Eva Anger risponde alla Marcuzzi dopo la sfuriata. Dopo settimane di silenzio, Alessia Marcuzzi è esplosa nel corso della diretta dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi contro Eva Anger. Stanca, e non solo lei, delle tantissime chiacchiere, voci e accuse sul cannagate di Francesco Monte, la Marcuzzi ha perso davvero la pazienza quando la Anger ha affermato di non sapere di essere ripresa di nascosto durante la confessione a Striscia la Notizia mentre faceva i nomi di Paola Di Benedetto, Marco Ferri, Filippo Nardi e Rosa Perrotta, i quali avrebbero consumato marijuana prima dell'inizio del reality con Francesco Monte. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata anche la missione dell'ex star a luci rosse riguardo al fatto che di questo caso non se ne doveva parlare più durante le dirette del reality e invece, puntualmente, se ne riparla. Eva Anger si è sentita molto ferita dalle parole della conduttrice, la quale ha alluso al suo passato lavorativo. Eva Anger e Alessia Marcuzzi. La replica dopo l'Isola dei Famosi. Dopo la fine della messa in onda dell'ottava puntata dell'Isola, Eva Anger ha risposto per le rime ad Alessia Marcuzzi. Sono queste le parole scritte dall'ex attrice a luci rosse, scritte in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dopo essere stata aggredita verbalmente e giudicata dalla Marcuzzi riguardo il caso Cannagate. Amore, con tutta la comprensione, lo stai facendo ora con queste parole. Nelle ultime settimane, la Pinella è stata più volte accusata di non avere carattere, di non difendere la sua trasmissione, di non prendere una posizione, e di mettere in dubbio l'accusa di Eva Anger nei confronti di Francesco Monte. Era inevitabile che alla fine Alessia Marcuzzi esplodesse per difendere in primis se stessa dai numerosi attacchi. Interpellata sul Cannagate, l'ex naufraga ha affermato che di questa cosa non se ne doveva parlare più e invece non sono io che parlo, ma siete voi che mi domandate. La Marcuzzi non si è trattenuta e si è scagliata contro l'ex naufraga, chiamando in causa le confessioni rilasciate a Striscia e a Domenica Live e lasciando intendere una pessima gestione del caso da parte della produzione e degli autori.